Gli airdrops sono una manna dal cielo. È incredibile pensare quante persone abbiano guadagnato migliaia e migliaia di dollari con gli airdrops. Hanno solo due difetti. Uno è che non hai la certezza di ricevere l'airdrop e due è che per farmare l'airdrop devi comunque spendere un minimo di fees. Oggi però andiamo a vedere una soluzione che ci permette di farmare un potenziale airdrop senza spendere niente, quindi totalmente a costo zero Ci troviamo sulla testnet di inisha per accedervi basta andare nel link in descrizione quello che consiglio io sempre a prescindere è che quando andiamo a farmare gli airdrop lo andiamo a fare con dei wallet dove non abbiamo altri asset possiamo accedere con il wallet inisha c'è un referral code che ti lascio qui sotto anche nel commento pinnato perché è importante prenderai degli xp e ti dico che è importante perché ottenere gli xp non è molto semplice su questa piattaforma una volta che abbiamo creato il nostro initial wallet abbiamo delle task andiamo sul settore xp e ci facciamo tutte le task faucet 30 init noi su testnet quindi non dobbiamo spendere assolutamente niente non dobbiamo mettere nessun soldo dentro per farci capire si richiede per ricevere 30 init che è il token di Inisha. torniamo qui mintiamo l'nft che ci viene dato stessa cosa per tutto quanto connetto un altro wallet ad esempio, io ho già ricevuto i 30 init su questo wallet, quindi ecco qui che una parte di NFT viene riscattata. Task 2 compra e assegna uno username alla rete inisha. Quindi clicchiamo qui, andiamo a trovare lo username. Ovviamente io l'elecripto l'ho già utilizzato, infatti esce anche fuori. Qui inserite il vostro nome o il nome che volete avere su rete inisha. Qualora non dovesse uscire la scritta mint, aggiornate la pagina dopo qualche secondo, solitamente esce fuori. Poi c'è lo swap, avendo come vedete questi 29.90, basta fare uno swap, quindi potete fare una cifra a caso, ad esempio un init, fate next, approvate la transazione e una volta che verrà approvata ritorneremo sulla pagina delle task per mintare il prossimo NFT. Che cosa accadrà? Che avremo sulle 6 task complete 6 pezzi di NFT una volta completate tutte e sei potremo ottenere questo NFT e da qui parte la parte difficile fino adesso le task le abbiamo fatte adesso il nostro intento è quello di guadagnare XP ogni volta che guadagniamo XP questi ci serviranno per nutrire il nostro NFT e farlo livellare vi faccio vedere tutto intanto vediamo la sezione XP balance ovvero gli XP che abbiamo adesso claimable XP Ogni tot ore possiamo fare un claim dei nostri XP, quindi ogni tanto dovremo tornare qui e fare il claim dei nostri punti esperienza. In più abbiamo un referral code, quello che vi ho dato, che è importante perché anche se mostrate il progetto ad un amico, ottenere gli XP iniziali tramite referral code è un boost utilissimo, anche perché vi faccio vedere che non è semplicissimo fare punti esperienza a parte il claim noi abbiamo la possibilità di followare su x e sono solo 30 punti esperienza sono pochissimi e poi di guadagnare 25 punti esperienza su discord entrando nel loro discord se ne possono ottenere di più ma bisogna partecipare tantissimo sul loro discord cosa che io non ho tempo di fare e penso molti di voi non hanno tempo di fare altri modi per Guadagnare punti esperienza sono andare su questi quattro portali esterni. Lunch è un'app. Io l'ho installata, ma l'ho installata su un cellulare dove non ho assolutamente niente perché tendo sempre a non fidarmi e diciamo che vai a fare le stesse cose che hai fatto nelle task per guadagnare delle uova, ma a che cosa serve non si sa le uova, vi dico solo che ci sono persone che hanno farmato non so quante migliaia di uova, saranno 10 persone insieme che farmano la stessa cosa. Comunque abbiamo varie interazioni in it ai eh, Blackwing e eh, Tucana che ancora non è attiva. Una volta che noi andiamo a guadagnare gli XP, andiamo su Feed Jenny. Jenny può essere nutrita ogni tot giorni, se non sbaglio ogni settimana, e lo scopo è quella di fare arrivare a 5 Stack in modo da aumentare il livello, come facciamo? Abbiamo la possibilità di acquistare il cibo con i nostri punti esperienza. La cosa importante non credo che sarà quanti punti esperienza abbiamo alla fine, ma che livello ha il nostro NFT. Queste sono delle sorte di slot che droppano tutte quante o la scatoletta o la ciotolina oppure la bistecca. Più XP spendiamo, più c'è la possibilità che ci esca la bistecca. La bistecca è quella che dà più stack al, all'NFT. Infatti se la scatoletta ne dà uno solo, la ciotolina ne dà tre e la bistecca ne dà cinque se provate a fare su common quasi sicuramente vi uscirà la scatoletta se vi escono tutte scatolette abbiamo la possibilità di fare un upgrade del cibo noi possiamo solo dare da mangiare una volta a settimana se non sbaglio quindi se abbiamo 10 scatoline possiamo renderle come ciotolina questo perché perché in una settimana ripeto possiamo dargli una cosa sola ci conviene dargli qualcosa perché tanto gli puoi dare una scatoletta non gliene puoi dare 10 Bruciarne 10 e dargli una ciotolina. Se abbiamo invece 5 ciotoline, gli possiamo dare un filetto quasi chiama filet mignon, una bistecca o quello che vi pare. chiamatela come volete, che invece gli dà più 5 cuoricini. Aumentiamo il livello del nostro NFT, aumentiamo le possibilità del drop. L'importante è interagire a differenza di tante farm di airdrop. Qui. A quanto pare non è importante la frequenza di swap che facciamo, di stake, eccetera, eccetera, ma basato principalmente sull'NFT. Considerate che comunque ogni volta che andiamo a prendere il cibo per l'NFT facciamo una transazione. È una cosa che non ci dà la certezza di ricevere l'airdrop, ma è un metodo totalmente gratuito essendo in testnet di ottenere un airdrop e che quindi sono soldi gratis. Regalati, se volete conoscere altri airdrop che sto formando, vi lascio questi link in modo che così ve li andate a vedere e iniziate anche lì.